Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo videocorso di insegno. Oggi vi volevo far vedere brevemente il righello e le tabulazioni. Allora, innanzitutto parliamo delle cose più facili. Per esempio, abbiamo qui inserito alcuni paragrafi e qui sopra sul righello in alto a sinistra abbiamo il rientro di prima riga, il rientro sporgente e il rientro sinistro. Vediamo come funzionano. Clicco in un punto qualunque del primo paragrafo. Attenzione, queste opzioni valgono paragrafo per paragrafo. Fra un minuto vi faccio vedere quello di cui parlo. Quindi, se voglio far rientrare la prima riga del primo paragrafo, clicco in un punto qualunque, vedete? Prendo la parte alta di questa clessidra, per esempio, sembra una clessidra, e la faccio rientrare. Vedete? La prima riga è rientrata di circa mezzo centimetro. La riporto indietro e ora invece prendo attenzione alla parte bassa, il triangolo basso, non il quadratino. Lo faccio rientrare di circa un centimetro, ecco qua, questo è il rientro sporgente, vedete? Tutto tranne la prima riga in pratica. Se volessi, lo riporto a posto, spostare l'intero rientro sinistro, prendo il quadratino e l'effetto che ottengo è questo, vedete? Di far rientrare la prima riga e tutte le altre. Ovviamente questo può essere anche fatto. Vedete in questa maniera, vedete come si muovono insieme, ecco qua, e lo rimettiamo a posto. Ora vi spiego cosa vuol dire lavorare sul paragrafo. Come avete notato, quando muovo i rientri, vedete, questo va a agire solo sul paragrafo selezionato. Il paragrafo selezionato è il primo perché vedete ho il cursore tra la P e la U. Ora, se volessi fare questo su più paragrafi, posso per esempio selezionare, vedete. Non serve che io selezioni precisamente, interamente il primo e il secondo paragrafo, basta che vada a prendere anche un solo piccolo pezzettino del primo, anche un piccolo pezzettino del secondo. Vedete, ora io sto agendo comunque su due paragrafi, anche se ne prendo solo un pezzo. Faccio rientrare la prima riga di circa un centimetro, vedete, questo ha avuto effetto sul primo e secondo paragrafo. Se invece voglio farlo su tutto il foglio di Word, posso selezionare tutto in Word 2010, Ctrl A. Rientro per esempio uno sporgente di un centimetro, vedete? E tutti i paragrafi sono rientrati di un centimetro. Ctrl Z per annullare. Quindi, insomma, questi sono i rientri. Idem per il rientro destro, non c'è molto da dire, questo non ci sono sporgenti né nulla, vedete? Vado a far rientrare il paragrafo. Ora, CTRL A e butto via tutto, voglio parlare delle tabulazioni. Che cosa sono le tabulazioni? Sono praticamente è quell'effetto che si ottiene premendo il tasto Tab. Per chi non lo sapesse, il tasto Tab è quello a sinistra della Q. Cosa succede? Vado a battere per esempio una lettera, premo A, poi premo Tab, vedete, mi si è spostato il cursore un pochino più avanti. Poi lo sposto ancora un pochino più avanti, faccio B, poi altre due tabulazioni faccio C. Poi altre due tabulazioni faccio D. A cosa serve principalmente la tabulazione? La tabulazione principalmente serve per incolonnare, perché potrei andare a capo, scrivere E, un paio di tabulazioni, F, un paio di tabulazioni, eccetera, eccetera, G, H, così. Se dobbiamo per esempio fare una lista di nomi e cognomi, posso scrivere Mario, due tabulazioni rossi, Filippo, due tabulazioni bruni, vedete? E comunque i nomi e cognomi stanno in linea. Benissimo. Se prendiamo il mostra tutto, il tasto mostra tutto, e qui nella scheda home, ok, nel gruppo paragrafo, premi il mostra tutto, vedete, Word mi fa vedere le tabulazioni, vedete, mi sta dicendo qui tu hai scritto A, poi hai premuto un paio di tabulazioni, hai scritto B, poi due tabulazioni C, eccetera, eccetera. Teniamola un momento fuori. Facciamo per esempio finta che Mario, il nome vero, sia Mario Giuseppe, no? Al doppio nome. Ecco, vedete che cosa è successo? Lo rifaccio vedere. Appena io parto a scrivere, ecco qua, vedete la G di Giuseppe, spazio G di Giuseppe, ecco. Praticamente ho riempito la prima tabulazione e mi ha spinto via, cioè praticamente le tabulazioni stanno in posizioni fisse. Adesso lo vediamo fra pochissimo. Appena ho scritto la G, questa qui,
ha spinto via la seconda tabulazione, la prima tabulazione, che ha spinto via la seconda e che ha spostato Rossi, vedete, in posizione di una tabulazione più avanti. Per riallineare Bruni dovrò mettermi davanti a Bruni e fare un'altra tabulazione, cioè praticamente le tabulazioni sono posizioni definite, fisse, ok? E quando andiamo a incolonnare gli elementi, a incolonnare i testi, le possiamo usare a nostro piacimento. Ok, ora svuoto tutto. Riscriviamo A, anzi una tabulazione e B. Allora, chi definisce quanto è lunga una tabulazione? Cioè, perché tra A e B, premendo tab, c'è esattamente questo spazio e non di più? Il motivo è questo, guardate qui. Qui sul righello, vedete, in determinate posizioni, qui, ci sono queste tacchette, vedete, sotto al righello, che corrispondono circa a ciascuna tacchetta più o meno a 1,25 cm, ok? Questa è la ragione per cui ogni volta che noi premiamo tab, guardate, vedete, mi sposto in corrispondenza della terza tacchetta, della quarta, della quinta, eccetera, eccetera. Questo è di default, è di base ogni volta che noi apriamo Word. Ok, perché è stato proprio impostato così. Quindi sono queste le posizioni predefinite. Benissimo. Ora simuliamo un caso piuttosto reale. Il caso in cui io voglio scrivere in questo documento a sinistra il nome, Mario Rossi, al centro il titolo del documento. Per esempio titolo, e a destra la data, d'accordo? Allora, vediamo un po' le varie casistiche, come si fa fatto male, come si fa fatto bene. Allora, chi non sa fare queste cose comincia con giochi strani, tiro fuori il mostratutto per capirci, vedete, un sacco di spazi, poi più o meno al centro scrive titolo, poi, vedete, aggiunge degli spazi, poi aggiunge altri spazi, poi in fondo scrive 1 gennaio 2010, per esempio, vedete. Ecco, capite bene che non è la maniera corretta di fare questo, perché? Perché magari il titolo mi diventa una cosa molto lunga, vedete? Insomma, va a capo, Mario Rossi era il famoso Mario Giuseppe Rossi, poi bisogna mangiare, cancellare degli spazi qua, insomma, non è la maniera corretta per fare queste cose. Allora uno dice, ma io so usare le tabulazioni, aspetta che le usiamo un po'. Si mette un po' a tabulare, vedete, risparmia un sacco di spazi, scrive titolo, poi tabula un po', scrive 21 gennaio 2011. Sì, un po' meglio nel senso che non ho tutti quegli spazi, ma ancora, vedete, se il titolo è molto lungo, vedete, comunque il testo, la data va a capo. Anche questa un po' meglio, ma insomma non è la versione, ok, più giusta per fare queste cose. Com'è allora la versione giusta? La versione giusta è questa. Allora, io scrivo il nome a sinistra e fin qua ci siamo. Poi cosa faccio? Guardate, vado a cliccare nel righello in un punto, per esempio qua. Guardate cosa è successo. È comparsa una piccola L, diciamo, no? Vedete? Che si è, guardate qua, mangiata, cioè ha rimosso tutte le tacche di tabulazione fino a dove io ho inserito questa. Che cosa vuol dire? Guardate che se io dopo Mario Rossi premo tab, vedete, la mia tabulazione mi porta, si sposta direttamente in corrispondenza di questa, dove io posso andare a scrivere per esempio titolo, vedete. Ora se voglio la data un pochino più in là, andiamo a fare, vedete, un'altra, vedete, tabulazione, sinistra, premo tab. E ho la data, quindi 21 maggio 2010, mi pare che fosse. Ok? Ci siamo? Sì, bene, ma non benissimo, siamo alle solite. Perché? Perché la data potrebbe diventare molto lunga, vedete, va a capo. Allora, che cosa facciamo? Clicchiamo due volte su una qualunque di queste due tabulazioni, vedete, per esempio questa centrale, e mi compare un bel pannellino. Dove c'è scritto cosa? Ci sono scritte un sacco di cose interessanti. Per esempio, che a 7 cm e mezzo, a 7 cm e mezzo, ho una tabulazione sinistra. Ok, tanto per iniziare, 7 cm e mezzo, io non, a quella posizione non voglio una tabulazione sinistra, ma la voglio centrata. Vediamo cosa vuol dire. Che quando premo OK, guardate qui,
quella che era una specie di L diventata, vedete, una tabulazione allineata al centro. E ora quando scrivo titolo, il mio testo, vedete, è centrato rispetto a questo. Quindi questo è fantastico, esattamente quello che volevamo. Andiamo oltre. La tabulazione invece è questa qui, questa di destra, quella più a destra per la data, deve essere una tabulazione destra. Guardate cosa vuol dire. Aspettate, scusate, devo selezionarla, quella è la tabulazione posta in corrispondenza dei 13,5 cm e cliccare tabulazione a destra. Ecco qua, vedete? Ora la data è allineata, vedete, a destra. Poi posso pigliare questa tabulazione destra, guardate, e spostarla fino al bordo, vedete? Ora non ho più problemi di data, ok? Poi ho fatto un errore perché prima sono andato a cambiare inavvertitamente la tabulazione che era centrata, ma rimettiamo a posto la cosa. Clicco due volte sulla tabulazione questa qui a 7,5 cm, ci clicco sopra, la reimposto come una tabulazione al centro, faccio ok, vedete? E poi però noto anche un'altra cosa, che dato che la lunghezza del righello, cioè la lunghezza della parte scrivibile, è 17 centimetri, la metà non è 7,5 ma è 8,5, quindi devo spostare questa tabulazione centrata qui. La data, cancelliamo questa cosa che non serve a nulla, ed ecco qui che gioco è fatto. Ripetiamo, abbiamo una tabulazione sinistra all'inizio, classica. Una tabulazione centrata in mezzo alla pagina, quindi il titolo può diventare molto lungo. Vedete che non mi si scombina comunque il mio testo. E abbiamo una tabulazione destra in corrispondenza dei 17 centimetri che sono in fondo. Per cambiare queste cose, ripeto, si fanno due clic su una tabulazione. Qui abbiamo proprio la lista delle nostre tabulazioni, quella 8,5 a 8,5 cm tabulata al centro e quella 17 tabulata a destra. Abbiamo anche i pulsanti per insomma cancellare tutte le tabulazioni, cancellarne una sola. Per esempio, se io quella al centro non la volessi più, la prenderei e la cancellerei, però poi il titolo mi va, vedete, ovviamente fa fede l'unica altra tabulazione rimasta. Quindi dopo Mario Rossi c'è una tabulazione che mi spara letteralmente il titolo allineato con quella tabulazione, quindi insomma non è molto carino. Ctrl Z per annullare. Cos'altro? Qui notiamo anche un'ultima cosa, che quando io vi dicevo all'inizio che le tabulazioni predefinite, cioè quelle tacchette che noi troviamo in Excel all'apertura, scusate, in Word all'apertura di un file, sono 1,25, è perché è indicato qua, se noi le potremmo anche andare a cambiare, ovviamente, ok? Anche la tabulazione lavora paragrafo per paragrafo, ok? Quindi, come abbiamo visto all'inizio di questa lezione, il rientro sporgente, il rientro di prima riga, anche queste operazioni che noi andiamo a fare dipendono da paragrafo a paragrafo. Vi porto un esempio. Vado a capo. Ovviamente il secondo paragrafo, guardate, ha le stesse tabulazioni del primo perché ho mandato a capo il primo, quindi si è preso le stesse proprietà. Ma se io sul secondo paragrafo, cliccando due volte su una tabulazione, dico cancella tutto. Vedete, per il secondo paragrafo sono tornate le classiche tabulazioni. Mentre nel primo paragrafo, clicchiamo, vedete, ci sono quelle impostate. Quindi anche le tabulazioni, come rientri, come un po' tutte le opzioni del righello, agiscono, hanno effetto paragrafo per paragrafo. Bene, questo è un po' tutto per questa breve lezione su tabulazioni, paragrafi e righelli di Word. Vi invitiamo a guardare gli altri video del canale di insegno, del video canale di insegno, e se volete, per qualunque domanda potete scrivermi qua sotto. Alla prossima!